Fase 2 è iniziata ufficialmente il 4 maggio. Noi ci siamo dichiarati, fin da quando è stata annunciata, ci siamo dichiarati preoccupati perché non erano state affrontate in modo serio e deciso le criticità vissute nella fase 1. Non erano state modificate né migliorate e quindi ci apprestavamo a partire con la fase 2 senza nessuna indicazione chiara. Quindi eravamo veramente preoccupati di ripartire in breve tempo con una nuova fase 1. Effettivamente, la prima cosa che abbiamo notato è un via vai di persone come se ci fosse stato il liberi tutti, ma purtroppo non è così, l'emergenza è ancora in atto, casi nuovi ce ne sono comunque tutti i giorni, quindi il pericolo di avere nuovi focolai è veramente dietro l'angolo e noi ce li aspettiamo anche, questi nuovi focolai. L'importante è essere in grado di spegnere sul nascere questi nuovi focolai, quindi con una strategia che all'inizio mancava. È arrivata adesso, sono arrivate un paio di delibere di Regione Lombardia che aiutano in questo senso, anche su nostre indicazioni. Quindi a distanza di settimane finalmente siamo riusciti a entrare nel sottogruppo del Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo portato le nostre segnalazioni appunto e sono state ascoltate. Queste delibere sono arrivate a distanza di una settimana dal 4 maggio, quindi magari l'ideale era averle prima. Comunque, va bene, adesso sono arrivate e con queste delibere viene dato un ruolo più importante al medico di famiglia. Quindi il medico di famiglia, quando ha un caso sospetto, ha la facoltà di isolare questo paziente, quindi di metterlo in isolamento domiciliare, non solo lui ma anche i suoi conviventi, i suoi contatti stretti. Questo è quello che ha favorito i contagi nella fase 1, quindi non potendo isolare queste persone, il parente, la moglie, il marito di questo paziente malato continuava a uscire, andare al lavoro, andare a fare la spesa e poteva benissimo essere uno di quei famosi asintomatici che ha diffuso poi il virus. Quindi questo diciamo che è stato risolto. Queste persone ora dovranno fare un tampone in tempi rapidi, altra cosa che fortunatamente appunto è mancata nella fase 1, ma adesso si cerca di correggere in questa fase 2, però dalla uscita della delibera all'applicazione ne passa anche del tempo, quindi l'ATS sta ancora cercando di capire chi farà questi tamponi. A domicilio, con i drive-through o come si faranno, devono ancora stabilirlo. Quindi su questo passaggio bisogna ancora ingranare, quindi non bisogna perdere tempo, però ci sono dei livelli organizzativi indispensabili. Questo ci permetterà appunto di avere anche delle diagnosi di certezza che sono mancate sempre nella fase 1 e nel caso in cui il tampone fosse negativo, i contatti stretti poi tornano, diciamo, liberi di tornare al lavoro, tornare in società. Questi sono punti importanti per la fase 2 e speriamo che vengano applicati al meglio proprio per evitare di tornare in una fase 1. Sì, a Bergamo su 600 medici, 150 si sono ammalati e abbiamo 6 colleghi deceduti. Perché? Perché sono mancati i dispositivi di protezione che in una fase di emergenza andavano forniti da Regione e dall'ATS. Quindi questo era stabilito anche dal piano pandemico che però non è stato preso in considerazione, non è stato applicato. Che era appunto previsto. Noi siamo dei liberi professionisti convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale, quindi se qualcuno ci può dire che non ci sono dovuti questi dispositivi di protezione, questo non è vero. In una situazione d'emergenza devono essere forniti anche a noi. Detto questo, appunto, sono mancati, noi abbiamo provato a cercarli comunque in autonomia. Qualcuno di noi è riuscito a trovare del materiale, però comunque si è esaurito piuttosto velocemente, o i prezzi erano diventati prezzi veramente assurdi e comunque sono andati in esaurimento. Tutto quello che abbiamo ricevuto, praticamente direi l'80-90% arriva da donazioni,
Quindi abbiamo avuto una risposta veramente bellissima dai cittadini, dalle associazioni che ci hanno aiutato sia a livello locale che nazionale. Per fortuna c'erano loro, perché ancora oggi appunto ci arrivano veramente con il contagocce questi dispositivi di protezione. Questo cosa ha portato? Ha portato alla chiusura, a una riduzione sicuramente dell'attività con il paziente di fronte, quindi visite con il paziente presente in ambulatorio vengono fatte pochissime, vengono fatte solo per le urgenze. Noi avevamo il problema di considerarci potenzialmente infetti, anche chi non era ammalato comunque poteva essere un asintomatico, avendo lavorato a contatto con pazienti positivi potevamo essere potenzialmente infetti, quindi non potevamo visitare, comunque eravamo in difficoltà a visitare pazienti positivi al Covid o sospetti, e allo stesso tempo avevamo difficoltà a visitare pazienti fragili, anziani, perché avevamo paura di contagiarli noi. Quindi è stato veramente un periodo in cui ci sentivamo davvero impotenti. Non abbiamo ricevuto dei protocolli operativi, per non parlare dei protocolli di terapia farmacologica. Quindi i farmaci che venivano utilizzati in ospedale, anche se sperimentali appunto, perché comunque ancora oggi non si sa esattamente, non c'è una terapia che è considerata efficace, sono tutte sperimentazioni. Però a livello territoriale non arrivavano informazioni ufficiali su questi protocolli. Molti di questi farmaci erano prescrivibili esclusivamente a livello ospedaliero, e quindi sul territorio ci rimaneva ben poco. Quasi subito gli ospedali si sono riempiti, quindi noi avevamo veramente tantissimi pazienti a domicilio, anche critici con polmoniti bilaterali, e non avevamo armi con cui trattarli, quindi è stato veramente un periodo di difficoltà, e anche il servizio di emergenza urgenza è saltato perché non era in grado di rispondere a tutte le richieste che c'erano. Venivano contattati più volte, purtroppo i pazienti venivano lasciati al domicilio e noi cercavamo di trattarli come potevamo, finché poi magari venivano effettivamente portati in ospedale, ma in condizioni ormai veramente gravi, e quindi spesso c'era poco da fare. E in questo purtroppo qualcuno, anche qualche dirigente di SST, ha usato dire che erano i medici a tenere i pazienti troppo a casa e a mandarli troppo tardi in ospedale. E questo è stato uno dei passaggi che non ci sono veramente piaciuti, perché è stata una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro che comunque abbiamo cercato di fare. La scelta di dare un incarico di una consulenza legale per cercare le responsabilità, non solo nei nostri confronti ma anche nelle RSA, in altri punti che appunto si sono rivelati drammatici poi nella gestione di questa emergenza, anche questa è stata veramente una mancanza di rispetto, soprattutto per tutti i medici che si sono ammalati e quelli deceduti. Andare a cercare responsabilità altrove, e oltretutto appunto la scelta dell'avvocato anche lì è stato veramente un colpo basso, perché l'avvocato Capelli è uno degli autori di questa riforma che ha portato comunque una frammentazione del territorio, e si è vista negli anni che comunque non ha funzionato, non c'è stato quel risultato probabilmente sperato, e ai medici di famiglia in particolare non è mai piaciuta come riforma, quindi anche la scelta dell'avvocato non è stata delle più felici. Appunto, la scelta di una consulenza legale da 15.000 euro, io avrei preferito magari un consulente scientifico più che un consulente legale, sarebbero stati soldi ben spesi, perché sono comunque soldi di Bergamo, della TS di Bergamo, non del direttore generale. L'ospedale in fiera, anche lì siamo sicuramente d'accordo sul fatto che per fortuna non è stato usato, non c'è stato bisogno di usarlo, però magari un po' di quei soldi sarebbero stati più utili, ad esempio investendo più sui tamponi che sono mancati fin dall'inizio.
Quindi questo sicuramente un investimento diverso, ma questo parte dal fatto che fin dall'inizio questa pandemia è stata pensata come un problema delle terapie intensive e degli ospedali. Quindi questo è il problema di fondo. Una epidemia, una pandemia è un problema di sanità pubblica, intesa proprio come Dipartimento di Igiene e Prevenzione, e che deve agire principalmente come prevenzione, quindi sul territorio. Quindi devi assolutamente identificare i casi, identificare i contatti, fare tutta una indagine epidemiologica, il cosiddetto contact tracing, per ridurre questi focolai, chiudere queste zone in cui ci sono i contagi, per limitare appunto la diffusione. Se noi pensiamo solo ad aumentare i posti di terapia intensiva e non facciamo nessun'altra azione, continueremo a riempirli questi posti di terapia intensiva. Ma questa è una mentalità della sanità lombarda da anni, si pensa solo agli ospedali e non al territorio. Quello che c'è da sottolineare è sicuramente che test sierologici e tamponi sono due cose diverse. Per sapere se un paziente è contagioso, l'unico modo rimane comunque il tampone. Era possibile effettivamente, siccome in particolare la nostra provincia è una delle più colpite, un'indagine vera epidemiologica sulla popolazione, effettivamente sarebbe stata una cosa utile per capire il livello del contagio. È stato invece scelto di farlo solo su una fetta particolare di popolazione, quindi una fascia di popolazione dai 18 ai 64 anni che avevano avuto sintomi, quindi non può essere considerata un'indagine sulla popolazione generale, quindi già qui secondo noi è stato un errore. Ora il fatto di poter ampliare test sierologici e di conseguenza anche il numero dei tamponi, innanzitutto ci domandiamo perché appunto non sia stato allargato fin dall'inizio questa disponibilità a fare test anche a laboratori privati convenzionati, ed è stato limitato solo ad alcuni centri. Quindi questa è la prima domanda. L'altra domanda è, in effetti, l'apertura ai privati, quindi il fatto che un cittadino possa andare a pagamento a fare il test, crea sicuramente confusione, perché comunque il test sierologico, se positivo, richiede poi l'esecuzione di un tampone necessariamente. E l'esecuzione del tampone, l'attesa tra il test sierologico e il tampone, comunque ci impone di mettere in isolamento questo paziente, quindi rischiamo comunque di riaprire ma non avere nessuno al lavoro. Saranno tutti in isolamento ad aspettare il tampone se si recheranno tutti a fare i test in questo momento, quando la malattia probabilmente l'hanno già fatta, l'hanno passata e sono effettivamente anche guariti. Questo crea veramente tanta confusione, e sicuramente l'idea comunque di far pagare un test e quindi una diagnosi, soprattutto nella nostra provincia dove è stata negata a tantissime persone, non ci trova molto d'accordo sicuramente.